Salve ragazzi, buona giornata a tutti, sono Andrea Bruno, quest'oggi sono qui per una puntata molto particolare. Quest'oggi parleremo di immigrazione da parte delle ragazze dei paesi dell'est in paesi della Cintola del Pellegrino. Questa puntata qui è una puntata molto interessante perché secondo voci di corridoio che girano, giusto l'altro giorno c'è stata una proposta, per così dire, veramente allucinante. Chiediamo a Domine Dio, il nostro esperto russofilo, di che cosa si tratta questa proposta che è arrivata a lui personalmente e come si svilupperebbero le eventuali varianti. Allora, Domine Dio, mi hanno detto che praticamente ti hanno chiesto di fare un po' da collettore per importazione di sgrillettate in una zona che oserei dire non è solamente sotto nella zona cosiddetta la Cintola del Pellegrino, ma in una zona cruciale che non è un paese moderato. Di che cosa si tratta questa proposta? La proposta che mi è stata fatta da un cliente è stata fatta di creare un servizio di ragazze au pair, o badanti per utilizzare la terminologia italiana, di Ma ragazze dell'est badanti europeo che in senso, Medio che fascia di Oriente. età? 20, 25? Sì, 20, tra i 20 e i 30 anni di creare un sistema di badanti da importare in Medio Oriente. Ah, in Medio Oriente, diciamo, paesi moderati, si intende. No, si intende, no, si intende, era, non Laici. posso nominare il paese per rispetto del mio cliente, ma diciamo era uno dei paesi più ultraortodossi del Medio Oriente, in cui la Sharia è applicata. La Sharia, diciamo, così intuito, potrebbe trattarsi la località, diciamo, Posso solo dire che i paesi sono paesi posso solo dire il gruppo dei paesi che fanno parte, che confinano con Israele, Siria, Libano, Iraq. In tutti questi paesi, si trattava, voleva organizzare un servizio di badanti dell'est europeo da spedire in questi paesi. Naturalmente, appena. Paesi che non hanno assolutamente nessuna compatibilità con lo stile delle sgrillettate dell'Est Europa, queste qui come arrivano con la minigonna in un posto con i brillini, la minigonna, il vestito tigrato, dove quelle che non indossano il burka vengono frustate, creerebbe questa situazione qui uno scombussolamento morale anche nelle persone del posto. Sì, diciamo, consideriamo pure che sono posti in cui esiste la cosiddetta polizia religiosa, Sì, che ma si rischia anche la occupa. lapidazione, da quello che mi Sì. risulta. Lì le sgrillettate vengono anche lapidate. Il rischio di una sgrillettata dei paesi dell'est atterrata in quel posto lì è che venga addirittura dilapidata nell'arco delle 2 o 3 ore di permanenza. Sì, sicuramente è chiaro che naturalmente nel giro di 3 ore potrebbe già subire la prima condanna a 40 frustate. Perché chiaramente la sgrillettata dei paesi dell'est, soprattutto la sgrillettata lettone, lei non è che si informa prima di partire, lei sarebbe capace di partire e ad arrivare lì, ad atterrare in aeroporto, vestita e atteggiarsi allo stesso modo di come fa a casa sua. Sì, esatto, è stato questo il mio, cioè c'è stato uno sconquasso del genere dentro di me, perché naturalmente se noi pensiamo che abbiamo anche nella Cintola della Spugna la parte occidentale e la parte orientale, nella parte occidentale, anche se conoscono dei costumi perché hanno subito una forte immigrazione musulmana e quindi conoscono quei costumi, quindi andrebbero preparati, ma nella parte orientale addirittura per loro non esiste non riescono a far trovare la differenza fra Italia, Spagna, Grecia, ex Jugoslavia, Francia. Per loro, per dire, un tutt'uno, è un miscuglio, un Sì, tutt'uno. anche Marocco, buttiamo dentro tutto uno stesso Sì, anche calderone. Marocco, tutt'uno. Loro andrebbero
in questi paesi del Medio Oriente come in tenuta estiva, diciamo, senza burka, e quindi naturalmente all'aeroporto ci sarebbe addirittura prima di tutto il rischio che non le fa. No, non è che tanto senza burka che potrebbe anche la cosa passare, che queste andrebbero lì proprio vestite da come si chiama, da ragazze, adesso ragazze non si squillo, può dire, bisogna trovare un sinonimo, però andrebbero lì non vestite e non si atteggerebbero in maniera adeguata, consona al posto e ai costumi locali. infatti. Poi non solo, consideriamo anche che stiamo parlando anche nei paesi più moderati, che usano lo chador, non il burka, quindi il viso è visibile. Comunque anche le mestieranti, per non utilizzare un altro termine, per strada, devono utilizzare lo chador per coprire i capelli, anche coloro che fanno il mestiere più antico del mondo. Quindi di fronte a una situazione del genere, trovarsi con una che si presenta con la minigonna tigrato, il giacchettino tutto La magliettina tigrata che si, con l'ombelico di fuori e tutte quelle cose lì, lì rischiamo già che parta subito la denuncia da parte dei tradizionalisti 3 ore d'uscita dall'aeroporto. poi lì c'è la polizia religiosa. Esatto, la polizia religiosa che subito, addirittura prima di poter raggiungere il futuro posto di lavoro, abbia già subito la prima condanna a 40 frustate. Noi chiaramente sappiamo che le sgrillettate sono un fenomeno anche tipico dell'Europa occidentale. Se andiamo a prendere per esempio l'Inghilterra, un paese ricchissimo di sgrillettate, però come hai detto tu giustamente, in Inghilterra conoscono le tradizioni dei popoli musulmani, anche dei popoli più integralisti, perché ce li hanno in casa, sono praticamente in casa, hanno, che ne so, iracheni, marocchini, algerini, ce li hanno in casa, Lo per cui stesso i lo tedeschi. conoscono. E la sgrillettata londinese, che c'è anche la sgrillettata londinese, ci sta anche che vada in vacanza in uno di quei posti lì o vada lì a passarsi con qualche amico a farsi il giretto, però chiaramente ci va già con nozione di causa, conoscendo il posto, non ci va da ignorante che arriva a terra e si trova fuori dal mondo. Il problema della sgrillettata lettone è che questa, arrivando lì sul posto, non solo non veste in modo consono, per cui viene sgammata nel giro di 30 secondi che lì, ma riuscirebbe anche con l'uomo, la persona che l'ha invitata, anche a comportarsi in una maniera, per così dire, oltraggiosa nei confronti del posto, perché noi sappiamo benissimo che questa, arrivata lì 2 o 3 sere, poi dice: sono andata a fare un giro, sono andata a trovare un'amica che ho conosciuto su internet, sono andata a fare il giro qui. In quei posti lì non si usa andare a fare il giro, perché la donna, per poter uscire di casa, comunque sia, deve avere il consenso dell'uomo, se no quella viene subito sottoposta a frustate. Eh sì, esatto. Oltretutto consideriamo anche che nei paesi cosiddetti moderati, e anche con le sgrillettate della parte occidentale della cintola della spugna, ogni tanto succede qualche casino appena escono dai resort turistici. Perché? Perché succede delle volte che escano dai resort turistici ubriachi e ogni tanto qualcuno ci lascia la pelle. Quindi adesso possiamo immaginarci che se, ad esempio, lo scorso inverno successe che 2 ragazze inglesi persero la vita perché ubriache erano uscite da un resort turistico dove erano tollerate alcune case e si sono trovate in mezzo alla campagna, la campagna turca, con tradizionalisti, e quindi hanno perso la vita. Adesso immaginiamo cosa potrebbe succedere E a. stiamo già parlando di ragazze che viaggiano con cognizione di causa in un paese comunque tendenzialmente moderato. In un paese moderato, adesso pensiamo, insomma, cosa sarebbe potuto succedere se, diciamo, non avessi stoppato questa proposta e non avessi sconsigliato il mio cliente di non procedere affatto con il business.
Prima di tutto, secondo me, la cosa è che nel migliore delle ipotesi, arrivata in aeroporto, le guardie del controllo della frontiera non avrebbero assolutamente accettato di poterla fare entrare all'interno del paese. O l'avrebbero fatta entrare per frustarla, per dargli la sua giusta punizione. Esatto, questa è nella migliore delle ipotesi. Nella peggiore delle ipotesi, mettiamo che ci sia stata una guardia che si voleva divertire e gli avrebbe detto: ti faccio passare se tu, diciamo, ti concedi a me. Cosa sarebbe successo? Camminando per 100-200 metri per 2 o 3 ore ci saremmo potuto incontrare e trovare una situazione in cui il primo tradizionalista la denunciava. E ricordiamo che sono paesi altrimenti per oltraggio alla morale. Scatta subito la lapidazione in quel caso lì. Frustate, 40 frustate. 40 frustate. Sì, la lapidazione scatta nei casi di... Adulterio, sì, nell'adulterio. Nonostante questo, poi consideriamo anche che potrebbe anche trovarsi, poi mettiamo anche che troviamo una anche più resistente, cosa sarebbe potuto succedere? Va a fare la banante a casa con dentro una famiglia, si ritrova dentro il letto del marito, la moglie può denunciare. Ricordiamo che esiste nella legge islamica anche l'adulterio maschile. Che cosa succede? Che il marito non può dormire con un'altra donna e non può accettare una seconda moglie se non è autorizzato dalla prima moglie. In questo caso ci troveremmo lui accusato di adulterio con la sgrillettata, il che vuol dire che lui sarebbe, in base alla legge islamica, punito con 40 frustate e lei sarebbe lapidata. Adesso per l'ascoltatore che ci segue da casa, anche perché difficilmente avrà nozione di causa su quello che succede in questi paesi, la frustata nei paesi musulmani, nei paesi islamici, non è un colpo di frusta come potrebbe intendere il nostro radiospettatore che ci sta ascoltando, ma la frustata, che cos'è la frustata intesa come intendo nei paesi musulmani? Sono 40 giorni praticamente di frustate. Che cosa vuol dire? Vuol dire che finché tutte le volte che se tu svieni è un giorno. Quindi che cosa significa? Se tu sei condannato a 40 frustate, ti sei piazzato sopra un tavolo e cominciano a picchiarti finché tu non svieni la prima volta. La prima volta questo è già considerato un giorno. Poi dopo, appena c'è un medico che ti fa riprendere, che ti rimette in piedi, e poi si ricomincia da capo. Quindi significa che è una punizione che certamente è molto 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 pesante. Sono successi dei casi con delle volte degli incontri, sono successi diverse volte dei casi con già nei paesi moderati, con dei casi, con delle sgrillettate o che dei personaggi della cintola della spugna, di paesi già che hanno avuto contatto con queste culture. Immaginiamo cosa potrebbe succedere se avessimo veramente dal Baltico o dal nord della Russia avessero accettato questo servizio. Sarebbe uno scontro tra due mondi completamente diversi, scatterebbero di quelle situazioni veramente molto anomale. E la cosa triste, visto che quelli lì sono comunque paesi chiusi, con poca democrazia, dove l'informazione circola raramente, nessuno l'avrebbe anche mai venuto a sapere. Sarebbero successi dei casi clamorosi di ragazze frustate, lapidate, scomparse per il modo con cui vestono, ma nessuno avrebbe potuto intervenire nella loro difesa, perché comunque sia stiamo parlando di paesi dove questo è all'ordine del giorno, anche per casi molto meno noti e meno gravi. Non solo per casi anche molto meno noti e meno gravi, ma corrisponde a essere la pena per molti dei reati. Ricordiamo che il carcere è una pena che è considerata secondaria in questi paesi.
Mentre la pena per la maggioranza dei reati sono le frustate, la lapidazione, le lapidazioni, l'impiccagione Il taglio della mano destra, non lo destra, so. il taglio della mano destra, il taglio del... Certo, questo dà un sistema, dà certamente un sistema che sicuramente è molto più ordinato e con meno problemi di quello che possa essere. Diciamo la spicciolata è molto più. Sì, molto più alla spicciolata. Ricordiamo che gli stessi americani, che da questo punto di vista conoscono molto bene, per venire a capo del fenomeno del terrorismo, cosa facevano? Una volta presi i combattenti stranieri, li minacciavano di rispedirli nel loro paese d'origine a scontare la pena nel loro paese d'origine. E questo si manifestava essere una delle migliori dei migliori mezzi con cui spingere la gente a parlare, della serie tu egiziano, tu siriano, tu non vuoi parlare, sei qui in Afghanistan a combattere contro me, non vuoi parlare, benissimo, domani finisci in un carcere siriano. E nel giro di 5 minuti queste persone parlavano tutti, per la paura che certi strumenti e certi sistemi impongono verso l'esterno, perché ricordiamo anche che il concetto loro di pena è io che lo Stato, tu non fai quella pena perché lo Stato ti deve far paura. Torniamo adesso alla situazione della sgrillettata che arriva nel paese islamico, comunque parliamo di paesi non moderati. Cosa succederebbe in questo caso? La sgrillettata che arriva nel paese islamico non moderato. Dobbiamo pensare al cosiddetto rodeo nel quale, diciamo, la persona che si cimenta deve riuscire a cavalcare il toro per un certo numero di secondi, e più rimane sul toro, e più questa persona acquista punti. Questa sarebbe esattamente una situazione analoga, perché noi sappiamo che il torero, quando cavalca il toro, prima o poi verrà disarcionato, può accadere all'istante, può accadere dopo 2 secondi, può accadere dopo 5 secondi, ma noi sappiamo che prima o poi lui è destinato a cadere, non rimarrà sul toro tutto il tempo. La stessa cosa avviene anche per la sgrillettata quando arriva nel paese musulmano. Può essere che venga frustata dopo i primi 30 secondi che lì, come arriva il controllo, come scende dalla scaletta dell'aereo, la prendono, se gli va bene, la prendono quelli della security e la rimbarcano e la portano indietro. Altrimenti può finire in balia della folla, della gente che è lì in aeroporto. Se diciamo che lei riesce a scamparla nel primo momento, sappiamo che comunque da lì a poco, può essere un giorno, 2, 3, 5, non arriverà a 2 settimane, qualche cosa prima o poi gli succede, perché non è possibile andare a viaggiare in paesi integralisti musulmani con la mentalità da sgrillettata dei paesi dell'est, proprio la cosa non c'entra niente. Se noi volessimo mischiare l'acqua e l'olio si mischiano molto meglio, nonostante la difficoltà di amalgamare questi due elementi, rispetto a integrare la sgrillettata dei paesi dell'est col il DNA lettone, a integrarla nel paese musulmano integralista. Sì, succederebbe esattamente questo. Poi consideriamo anche che oltre a questi problemi, ricordiamo anche tutta una serie di vizi che la sgrillettata, diciamo, l'alto tasso alcolico, capacità di bere praticamente di tutto, qualunque cosa gli vada direttamente in testa, fumare. Oltre a notoriamente vestirsi da praticante del mestiere più antico del mondo, tutti questi vizi, tutti C'è insieme. anche il vizio, diciamo, di fare la civetta. Sì, di civettare, di darla, insomma, una volta ubriaca, di darla a cani e porci, cioè, sono tutte cose che entrano in contrasto con tutto quello che è il modo di pensare, il modo di sentire musulmano.
Quindi in special modo, un modo di sentire questi paesi, ti A questo ricordo. punto mi sorge il dubbio che questo tuo cliente che ti ha fatto questa proposta, se questa proposta avesse avuto un altro esito, un esito affermativo, sarebbe stato come entrare in una polveriera con una torcia in mano. Sì, esatto, perché poi ricordiamo un attimo che alla fine, anche a livello politico, nel caso in cui i casi diventano piuttosto pesanti, perché facciamo il caso, la prima arriva e sparisce, presa frustata e lapidata, la seconda sparisce, ma quando i casi incominciano a diventare mille, già incomincia ad allertarsi pure le autorità, perché giustamente il governo lettone potrebbe anche pensare, ma cazzo, sono spariti 1.000 cittadini lettoni. Quindi potrebbe crearsi, si sarebbe potuta creare una situazione di tensione internazionale con la cosa del controllo di poter sparire. E naturalmente una situazione ampiamente pericolosa. E naturalmente da consulente quale sono e sempre. Ci sarebbe anche la sgrillettata che, pensando che andando lì è come andare in Inghilterra, parte per andare lì, ma parte già incinta, pensando poi di usufruire di tutto quello che ne consegue, partorendo lì un bambino sconosciuto. Sì, ci sarebbe anche questi casi, il che avrebbe certamente portato un impatto negativo, un rischio pure di potenziale guerra fra i due stati con accuse reciproche. Oltretutto, un rischio pure per il mio, essendo, pure per il mio cliente stesso di subire la condanna a morte per l'istigazione all'odio interrazziale. Diciamo, quindi diciamo, nel mio consiglio, nel mio tentativo di bloccare questa assurda idea, di questo contrasto, diciamo, si può ampiamente dire che nel lungo termine ho evitato la potenziale condanna a morte del mio cliente e tensioni fra Europa e Medio Oriente. Ma io credo che comunque mandare delle sgrillettate, chiaramente non con questo sistema come voleva fare il tuo cliente, mandarli a fare da badante, però con uno scopo propedeutico, nel senso mandare la sgrillettata 4-5 giorni, preparata psicologicamente, già la si veste con il burka, avrebbe anche una funzione sociale ed educativa per le civette che in questo modo apprenderebbero anche qualche cosa, diciamo, sulle tradizioni e gli usi dei paesi musulmani, diciamo, qualche frustatina, cioè non data con cattiveria, diciamo, gli potrebbe anche fare anche bene. Diciamo, a livello, se noi Cioè, se fosse consideriamo. stato per me, io qualche sgrillettata ce la manderei anche, già chiaramente non a farla ammazzare di frustate o lapidate, però giusto a scopo propedeutico. Sì, è chiaro, insomma, che se noi consideriamo, però, diciamo, in quel caso il business avrebbe dovuto essere diverso. Un business rieducativo, cioè tu vai, vedi quello che succede, ti No, vesti il tipo quello burka che si è prima. sposato la sgrillettata, perché nel suo paese, noi pensiamo per esempio l'italiano che si sposa con una sgrillettata, quella mica che in Italia la può menare, la può rieducare o quello che è, perché poi gli salterebbero subito addosso delle accuse e lui non potrebbe neanche difendersi da queste accuse perché comunque secondo una determinata legislazione lui passerebbe subito per il torto. Però ammettiamo che il marito, volendo rieducare la propria moglie e dargli, diciamo, un certo contegno, un marito che disgraziatamente si è sposato con la sgrillettata, quella che veste tigrato e i brillini, cosa potrebbe fare? Potrebbe mandarla in vacanza una settimana in uno di questi paesi qua, in modo poi da rieducarla e di fargli, al suo ritorno, di farla reintegrare meglio nella società della cintola del pellegrino, che comunque rimane a metà strada tra la cintola della spugna e il paese integralista islamico, diciamo, rimane in una via di mezzo. Sì, esatto, potrebbe essere una vacanza, in modo che già scontrandosi di fronte a delle difficoltà in cui si trova, la ragazza già comincia a capire che certi limiti che magari nel proprio paese è abituata a oltrepassare
come il giorno alla notte, come il giorno alla notte in alcuni paesi sono non solo impossibili da oltrepassare, ma fanno sì che possa essere. Chiaramente la società che comunque si prenderebbe carico della rieducazione di queste sgrillettate, onde evitare che poi qualche marito rimanga senza la moglie perché gli venga dilapidata. Scusate ragazzi, è caduta la linea. Comunque stavo dicendo che chiaramente la società che si prenderà carico di gestire il viaggio da parte della sgrillettata, il viaggio rieducativo nel paese musulmano integralista, onde evitare che questa venga lapidata, presa frustata sul posto, dovrà controllare preventivamente ciò che lei si mette nella valigia, per cui niente minigonna, niente vestitini che lasciano scoperto l'ombelico o altre parti del corpo, niente calzature con lo stiletto e che finiscono a punta. Praticamente dovrà controllare il vestiario di questa ragazza qui e anche come lei verrà affiancata chiaramente sul posto da un rieducatore che seguirà anche la sua maniera di civettare sul posto, cioè praticamente non gli darà modo di attrezzarsi come lei è abituata nel suo paese. Sì, infatti, cioè, in questo caso la cosa, diciamo, potrebbe essere rieducativa e si potrebbe creare un business. Io suggerirei al tuo cliente di girarla in questo modo qui, la frittata, anziché portare lì delle badanti per poi da rifilare agli uomini del posto che poi rischierebbero o loro di essere condannati per adulterio, oppure rischiare di farsi prendere a frustate le sgrillettate, io direi di rigirarla questa qui, di creare una specie di scuola rieducativa per le sgrillettate che si vogliono avvicinare al nostro paese. Diciamo, la sgrillettata, se parte e va a finire in Italia, nel nostro paese, non potrà mai essere rieducata, perché cosa succede? Nel paese, nell'Italia, siccome comunque è un paese democratico e c'è rispetto anche per le altre tradizioni e le altre mentalità, non è possibile andare a infierire contro la persona che non si atteggia secondo il nostro modo consono di vedere le cose. Allora cosa succede? La si manda a rieducare in un paese dove la cosa è accentuata ed è estremamente difficile riuscire a comportarsi in maniera non consona, perché in quel paese lì si verrebbe subito ripresi, minimo, e anche rieducati a scopo propedeutico dalla polizia religiosa del posto. Sì, infatti, questa diciamo è sicuramente un business altamente potenziale. E vedresti degli aerei che partirebbero da Napoli, da Roma, da Milano, tutti per andare a finire, che ne so, in Iraq, in Marocco, in Algeria, Tunisia. Sì, ricordiamo anche che il loro metodo di rieducazione, che anche nei paesi dove si trovano da molte generazioni, come può essere in Germania, in Danimarca oppure in Inghilterra, con i loro metodi di rieducazione sono riusciti a far mettere il burqa allo chador a donne del posto. E ricordiamo mediamente che la sgrillettata inglese e la sgrillettata tedesca sono molto più resistenti. E quello Perché comunque. alla fine lo scontro tra le due culture, quella musulmana, alla fine la spunta sempre. Sì, la spunta sempre perché comunque a livello, diciamo, pragmatico loro trovano una sicurezza nel loro, anche più moderati, nel loro modo di vita, che comunque attualmente nella cintola del pellegrino non si trova. Loro sono convinti che è giusto. Noi ci troviamo nella cintola del pellegrino in una situazione a mezzo fra due mondi, che fra di loro sono completamente distanti, mentre il musulmano è molto certo di quello lì, delle sue idee, anche il più moderato è certo e sicuro di sé al 100%. Questo naturalmente gli permette, di fronte a certi problemi, di fronte a certe situazioni, di affrontarle a testa bassa,
con molti meno problemi che quello che potrebbe avere, diciamo, un altro esponente della cintola del Pellegrino. E ricordiamoci, e questo certamente fa un impatto, ecco perché molto spesso finisce che siano loro a spuntarla. Finisce che la ragazza inglese sposata con il marocchino finisce che si metta il burka o che si metta comunque lo chador. A proposito di questo ti voglio fare, scusa se ti interrompo, ti voglio fare una domanda che mi puoi rispondere nella veste di antropologo nella quale sei abituato a rispondere nelle nostre trasmissioni. Secondo te la ragazza, la classica sgrillettata che gli manca il padre da 7 generazioni, ovvero lei, il suo padre ignoto, il padre della madre ignoto, il padre della nonna ignoto, così da 7 generazioni, secondo te questa ragazza andando a finire nel paese musulmano, dove detto chiaramente, nel caso in cui non la prendano frustate, comunque la menano, ma male che vada qualche schiaffo se lo prende, secondo te a livello personale non c'è la possibilità che questa ragazza prenda piacere perché in una situazione così ritrova il padre che non ha mai avuto? Secondo me sì, perché ricordiamo insomma che queste tipologie di ragazze di solito cercano lo sponsor che mena. Quindi che cosa succede? Succede che di fronte a queste situazioni questa ragazza potrebbe trovarsi in una situazione in cui lei vede e trova nella sua mente distorta, vede e trova e ritrova quel padre, perché che cos'è lo sponsor che mena, che impone la sua legge forte? È il padre che lei non ha mai avuto, tutto. È quel padre che l'istinto di figlia ha sempre cercato, sempre voluto avere, però nel suo ambito familiare non l'ha mai avuto perché non esiste lì dentro. Perché non esiste, perché non è... È il padre padrone che gli insegna la via e gli dà delle regole morali di comportamento. Esatto, quel padre che non ha mai avuto, ma non solo, quella figura maschile che comunque nella sua storia generazionale non è mai stata presente. Per cui noi sappiamo benissimo che la sgrillettata in quei rari casi che poi decide di mettere su famiglia e di sposarsi va sempre a finire con quello che la mena, perché quando va a finire con quello che la tratta bene si tratta sempre di brevi relazioni a termine. Sì, perché? Perché fondamentalmente riconsideriamo sempre che sono soggetti da un punto di vista psichiatrico malati. Tant'è che chi ha viaggiato, chi ha avuto modo di vivere nei paesi dell'est, saprà benissimo che è il caso molto frequente quando un uomo si mette con una donna dei paesi dell'est, è che questa sia lei a rimproverarti di non prendere la botta abbastanza, di non darci con la mano pesante, e quindi secondo il suo punto di vista a te non gli vuoi bene perché gli fai fare quello che vuoi. Invece l'uomo di polso, secondo la loro mentalità, è l'uomo che così facendo riesce a dimostrare il proprio amore per la propria donna. Sì, infatti loro hanno anche il famoso detto non mi meni, non mi ami. Infatti il famosissimo detto russo. Adesso per chiudere qui questa trasmissione, che penso gli argomenti che ci eravamo prefissati di trattare sono stati trattati a 360 gradi, hai qualche messaggio da voler aggiungere al nostro radioascoltatore che magari anche lui per sbaglio si è messo assieme a una relazione con una sgrillettata? Sì, il messaggio è uno chiaro e semplice, che lo sconsiglio ampiamente di vivere in Italia o in un paese democratico. Eh beh sì, certo, perché se ci dai giù con la mano pesante passi subito dalla parte del torto. Chiaramente in una causa non si riuscirebbe mai a dimostrare la bontà delle proprie azioni, come invece avverrebbe nel paese musulmano, dove addirittura a menarla non sarebbe il suo consorte ma sarebbe la polizia religiosa.
Esatto, quindi sconsiglio ampiamente nel caso in cui abbia di fronte quella relazione e si sia coinvolti di o decidere direttamente per un paese, diciamo comunque russofilo a livello europeo, oppure direttamente per il paese musulmano, in modo che una persona nemmeno si sporca le mani in un'attività dura. Anzi, forse sarebbe addirittura meglio il paese musulmano, in quanto il terrore sarebbe, dico, esterno alla famiglia, e lei ti si troverebbe in una situazione di molta, molta, molta più calma di quello che potrebbe magari trovarsi in un ambiente comunque europeo. A questo punto credo che la trasmissione può finire qua, tutto quello che si poteva dire è stato detto su questo argomento. Se volete intervenire, intervenite nel forum scrivendo sotto questo video un vostro commento oppure una vostra opinione e vi do il mio più cordiale saluto e passo la parola a Patrizio. E quindi, come possiamo dire, auguri di buon Natale a tutti i nostri ascoltatori.